Buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, martedì 22 ottobre, oggi è martedì, lo vedete, Focus Periferie, e qui con noi ospite il padrone di casa del martedì, Walter Cherubini da Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati a quella che è l'85esima puntata del Focus Periferie. 85 puntate, tantissimi gli ospiti che sono passati qui da noi. Quest'oggi invece abbiamo voluto prenderci un momento per fare un po' anche una riflessione, tirare un po' le somme, rifare anche un po' un indice anche di quello che abbiamo detto in questi anni, in queste settimane, di quello che sarà il futuro anche del Consulta Periferie Milano, di quello che verrà. Tant'è che appunto siamo a pochi giorni dall'inizio appunto dell'undicesima convenzione delle periferie, giusto Walter? Esattamente, quindi è stato un percorso pluridecennale, abbiamo avuto, diciamo così, un momento di attesa nel 2017-2018, e quindi c'erano già state 10 convenzioni delle periferie, e facciamo questa undicesima che è articolata su tre appuntamenti. Recuperiamo un po' i 2 anni precedenti, ma tre appuntamenti perché le periferie sono una situazione piuttosto articolata. E fare una convenzione su un tema non esaurisce, ma quello che vogliamo è abbracciare anche nuove identità. Questo si inserisce in quello che è il palinsesto normale di a scuola di periferie. A scuola di periferie noi diciamo che con oggi, perché c'è un appuntamento questa sera e poi andando fino al 23 di novembre, dove si concluderà proprio qui a Milano All News, dove ci sarà una maratona Fabio Sulla Milano News, poi vedremo. nell'ambito del palinsesto di Milano Partecipa, che è promosso da Fondazione Cariplo e dal Comune di Milano, dove noi abbiamo 3 appuntamenti, ma ne parleremo perché sono il 22 e il 23 di novembre. Noi appunto sì, chiamiamo questa trasmissione del martedì Focus Periferie, e su periferie, insomma, la diatriba su che cosa significhi periferie è aperta da tantissimi anni. Sappiamo che il MIT era stato a dare quante accezioni della parola periferia? 200, 200, ecco. una Ce n'è più, una però una che poi, cioè, meno. ce n'è una a cui però la Consulta Periferie, diciamo, si rifà, giusto? Sì, esattamente. Noi abbiamo posto l'accento sul tema, vivendo a Milano, sul tema della città di Milano, Perfetto, perché vediamo la della frase. metropoli di Milano, che pur essendo piccola, però è piuttosto corposa. E quindi il tema delle periferie è quello, diciamo così, rispetto a un abitato, i quartieri che stanno intorno, che sono un po' ai margini, diciamo, o sono laterali. Qualcuno dice la città intorno, l'ha chiamata per esempio Sì. l'iniziativa di Fondazione Cariplo, va bene anche la città intorno, sono i quartieri attorno al centro, ecco, mettiamola in questa maniera. Una definizione, quella che abbiamo appena visto, che fa un po' pugno però con la definizione che spesso invece si ritrova magari su un certo tipo di stampa, cioè periferia uguale degrado. Sì, oppure un'accezione negativa, tipo c'è stato un senatore qualche anno fa che per stigmatizzare il comportamento dei senatori aveva detto che era un comportamento da bar, anzi da bar di Periferia. periferia. No, bastava dire che era un comportamento da senato, che si era tenuto al senato, cioè no, non è che bisogna andare sempre a fare delle esemplificazioni che poi c'entrano poco, se non in un immaginario collettivo, e comunque non aiutano sicuramente a percepire quello che è il tema vero delle periferie. Dicevamo, quindi, non è associabile periferia a degrado, abbiamo parlato più volte, ma c'è per esempio il tema del cavallo di Leonardo. Sì. Il cavallo di Leonardo, che è in un'area periferica di Milano, che è quella della zona San Siro, proprio vicino allo stadio, all'interno dell'ippodromo del Galoppo. Ecco, questa statua equestre, che è la più grande statua equestre del mondo, ce n'è un altro gemello nel Michigan. Ecco, è stata posizionata nel 1999 e tutti si sono lamentati che non fosse mai stata presa in considerazione, ma perché anche dal punto di vista turistico si è sempre rivolti verso il centro, e quindi di fronte anche a grandezze tipo il Duomo di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele, la Scala, il Cenacolo di Leonardo, è chiaro che ci sono tutta una serie di altre aree che
reggono difficilmente il confronto, ma ugualmente sono ricche e conoscibili, perché anche dal punto di vista turistico, quando uno viene a Milano, quando ha visto quelle 4-5 cose, compreso il Castello Sforzesco, va bene, che cosa fa? Ma molti vanno allo stadio. Ecco, ma allo stadio, che sicuramente è un monumento in discussione, tra l'altro, infatti, in questo periodo. E che ha portato ancora però a questa discussione sulla periferia, perché ricordiamo la D del Milan che dice proprio facciamo cosa, portiamo cosa in quel deserto che è l'anda desolata, l'anda desolata. Fine, no, ma lasciamo perdere. Con i cittadini che giustamente hanno un po' umoreggiato in poi quel momento. Poi è intervenuto anche un esponente, credo sia il presidente dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, dicendo ma può essere la città del divertimento. Quando cominciamo a associare divertimento, movida, cose di questo genere, siccome poi non c'è una capacità gestionale di questi avvenimenti, e lo vediamo per tutti i quartieri che hanno un certo tipo di afflusso, e quindi non è granché bello dire che ti inventiamo una città del divertimento sotto casa tua. No. Io direi di stare un attimino sulla riflessione, soprattutto conoscere i quartieri, perché appunto dicevamo ci sono poi anche le individuazioni dei quartieri. Per esempio c'è stato uno studio e un lavoro di riferimento che fa un pochettino da asse portante a quello che è anche l'impostazione dell'amministrazione comunale, che sono i NIL, nuclei di identità locale. Eccoli qua, li vediamo. Ne sono stati, quanti sono in tutto? 88 ne sono stati individuati. Centro compreso. Però sono, sì, centro alcuni compreso. Quartieri, alcuni no. Ma diciamo che, per esempio, ci sono i parchi, il parco di Trenno è un nucleo di identità locale. A sé stante. No, il borgo di Trenno è un altro. Ecco, per cui se invece noi andiamo, c'è per esempio una mappatura che ha fatto Urban Life, dove nella sostanza noi possiamo vedere che i quartieri, se andiamo proprio a vederli nella loro esatta dimensione, c'è questa mappa esattamente, dove i quartieri, diciamo, dell'area periferica, poi vedremo anche chi ha individuato. È interessante vedere che non sono fermati per tutto il confine milanese. Già questo è interessante come ragionamento, per capire che insomma ormai la città fosse, come dire, beh, diciamo che ci sono tutta una serie di connessioni, no? Infatti. Sicuramente, se noi pensiamo al nord, Niguarda, Parco Nord, Bresso, sono un unicum. No. Ci sono tutta una serie di connessioni che mano a mano si sono realizzate, ma proprio quella mappa lì, se andiamo alla cerchia dei confini, sì, periferici, sì, rivediamo la mappa di evidenzia oltre 100 quartieri. Wow. Allora, rispetto agli 88 NIL che riprendono anche il centro e il semicentro, quella che è stata identificata come periferia, che sostanzialmente va esterna alla cerchia della 90-91, sono oltre 100. Perché parliamo di periferia quando parliamo esternamente così? Chi ha deciso che quella è la periferia? Ma dal punto di vista tecnico milanese c'è una mappatura anche, che l'ha fatta l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, per tra virgolette propri motivi, ha suddiviso la città partendo dal centro con il centro storico, andando allargandosi a un centro, che sostanzialmente oggi è quello che ricopre la zona 1 con il municipio 1. Okay. Dopo ci sono quattro zone semicentrali, per cui abbiamo ovest, nord, sud-est, e poi oltre la cerchia, appunto, dicevo prima, della 90-91, la stragrande parte della città, lo si vede immediatamente, è circa l'80% della città è suolo periferico, che appunto anche questa è distinta in nord, sud, est e ovest. Ecco, questo è un pochettino. Questa è, diciamo, anche definizione e individuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, diciamo che si sposa anche abbastanza bene con quello che è stato un po' la storia dell'evoluzione della città di Milano. Noi pensiamo alla città di Milano
pre-1873, uh-huh. Dove era un nucleo di circa 9 km quadrati. Okay. Che forse abbiamo una mappa dove si può capire un esattamente, po' esattamente, no? La mappa centrale, più scura, giusto? Centrale, okay, esattamente, perfetto. Che sostanzialmente è quello che oggi è la zona 1, forse anche del 1873. Okay. Cosa avviene nel 1873? Il 1873 viene aggregato il comune dei Corpi Santi. Okay, che è quello rigato. Che è quello rigato, esattamente. Il comune dei Corpi Santi. E già così, insomma, diventa non era, una signora città. Certamente, già così, no? Non era molto dell'idea di essere aggregato, però diciamo che non mano militari, ma per edito è stato aggregato. Poi una grossa aggregazione al comune di Milano, o anche riaggregazione, perché c'era stato anche uno step napoleonico, diciamo così, con allargamento e assorbimento degli altri comuni limitrofi. Ecco, noi vediamo che c'è tutta questa cerchia di comuni a nord di Guarda, a ovest Baggio, Vigentino a sud, tanto Lambrate a est, tanto per indicarne alcune. Sono 12 comuni che sono stati anche questi aggregati. Comuni veri e propri erano. Erano dei comuni, era il comune di Milano. Perfetto. Come oggi c'è il comune di Settimo Milanese. Infatti, come di Brescia. Come se nel 2023, ad esempio, fossero annessi Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Settimo Milanese, Corsico e quant'altro, Bresso, Segrate, via dicendo. No, sono numerosi i confini. Ecco, per cui il tema è esattamente quello di andare a vedere, rispetto anche alla topografia, ma anche la costruzione storica. Uh-huh. Allora, noi vediamo che nell'ambito della costruzione storica ci sono i comuni, e quindi avevano delle loro oggettive identità, e avevano una oggettiva identità anche dal punto di vista amministrativo, cosa che nel 1923 si è perso, perché tutti i riferimenti amministrativi sono stati portati a Palazzo Marino, e quindi si è avuta una centralizzazione di quella che era l'organizzazione dell'amministrazione comunale. Questo è uno dei punti nodali, ed è chiaro che se come prima c'era Palazzo Marino che governava 9 km quadrati, adesso invece che sempre Palazzo Marino, sempre da quel punto di vista anche oggettivo di sguardo, uno invece deve, come abbiamo visto prima, governare 182 di chilometri quadrati, cioè andiamo a 20 volte tanto, ma avendo sempre la stessa logica, c'è sempre lo stesso sindaco che prima guardava 9 chilometri quadrati e adesso ne guarda 180 di chilometri quadrati. Perché? Perché esiste anche un problema dei municipi oggi e dei consigli di zona. Ormai sono passati 50 anni. Mi viene a dire, Walter, un problema che in realtà la politica ha riconosciuto da subito che esisteva, perché appunto i consigli di zona vengono istituiti in che anno? Sono istituiti formalmente nel 1968 e resi operativi nel 1969. Da lì parte l'iter, e quindi sono 50 anni. In 50 anni dove si parla di si è riconosciuto che c'era da decentrare, si è riconosciuto che c'era bisogno di tornare a uno sguardo appunto oggettivo più vicino al centro di ogni quartiere, o comunque di ogni zona, o ad esempio adesso dei municipi. Però sembra che insomma sia sempre rimasta molto teoria e poca pratica. Ma diciamo che anche sul riconoscimento, perché se ci fosse stato un riconoscimento probabilmente ci sarebbe stata anche una organizzazione alimentata, okay, vera. Invece oggi sono degli strumenti che sarebbero importanti, ma per i poteri che non hanno sono diventati un po' più di un comitato. È vero. Ecco, questo e qui cosa lamentata tra parentesi da quasi tutti i presidenti di municipio dell'una e dell'altra parte. Ma, cioè, non è, ma questo qui è un consolidato, cioè chiunque cerca di svolgere delle forse funzioni. È una tradizione per quello, Walter, ma è una tradizione milanese, forse per quello, ormai che fatica a essere abbattuta. Ecco perché. Diciamo che noi abbiamo una sorta di malattia che è il centralismo, uh-huh, e quindi
premesso che la città di Milano deve essere, sto parlando solamente del comune di Milano, adesso non voglio andare a fare un discorso sulle città metropolitane, anche perché dal punto di vista istituzionale la città metropolitana ha talmente problemi grossi di vario genere che è meglio lasciare lì, perché altrimenti uno dice vabbè, ma allora ci attacchiamo una cosa che non è particolare. C'è chi vorrebbe farti convertire questa città metropolitana in città-stato, anche le famose città-regione, no? Ma insomma, poi lì i dibattiti sono vari. Insomma, il dibattito è molto aperto. Ma il problema per noi sono le periferie, dove vive la stragrande maggioranza della popolazione, dove ci sono tutta una serie di ricchezze, e a partire per esempio, tanto per entrare nei temi di consulta della prossima 11ª convenzione delle periferie, c'è il tema delle università. Università a Milano, quante sono le università milanesi? 5-6, non di anche, più, no? Anche qui, 8 forse, dai, no, anche qui sono? Ognuno, chiaro, eppure ci sono una ventina di, tra le università più conosciute e importanti, possiamo partire dal Politecnico di Milano. Già solo su questa mappa mi sembra se ne vedano 16, se non sbaglio, così a occhio. Ma su questa mappa qui, secondo me, ci sono, siccome c'è uno sdoppiamento anche di sede, credo che siano 21. Ah, però. No? È uno sdoppiamento di sedi del Politecnico, perché oltre a, diciamo, la sede storica di Città Studi, il Politecnico è anche in Bovisa, dove ha una significativa presenza, e quindi lì abbiamo fatto una mappatura anche con qualche indicazione. Ma poi possiamo pensare anche che il Politecnico, da questo punto di vista, in una logica di didattica sul campo, e ecco qui così vediamo. Ma questa fa ancora più, colpisce ancora di più, perché veramente uno pensa che a Milano ci siano le 4 o 5 università, invece sono veramente tantissime. Queste sono solo alcune, mi dicevi, o istituti universitari, sì, istituti universitari, no. Ecco, per cui diciamo che qui così ce ne sono rappresentati una ventina, dove ci sono università storiche, ci sono nuove università. Ma dal punto di vista periferico noi poniamo una sottolineatura anche a tutte quelle istituti universitari di livello universitario che fanno teatro, fanno cultura, fanno giornalismo, fanno musica, perché probabilmente, come diciamo senza nulla togliere a chi studia matematica, che sicuramente è importante, riescono a dare un contributo creativo al territorio periferico, più quelli che fanno arte eccetera, piuttosto che chi fa matematica, anche se chi fa matematica è importante, perché se noi pensiamo ai doposcuola che sono insediati nella città di Milano, che noi diamo una stima siano 180 circa, ma non li ha mai contati nessuno. Però qui così mi permetto di dire una cosa, che tutti dicono che questi doposcuola sono molto importanti, però uno non sa nemmeno quanti ne ha in casa, e quindi non tiene conto nemmeno come stanno, perché se io non so quanti doposcuola ho, come faccio a sapere come sta un doposcuola, se serve a un quartiere, se chiude, non chiude. Ecco, c'è questa dimenticanza. Il tema periferico è esattamente questo, dove da una parte c'è ma che bello, ma dall'altra parte non me ne curo. La periferia è esattamente una noncuranza. Quindi poi i doposcuola ci sono, funzionano, abbiamo qui, abbiamo più volte ritrovato Romano Ranaldi, che è il presidente dell'associazione Giovane Famiglia, che in quel di Baggio gestisce un doposcuola con 180 bambini per 6 giorni alla settimana. Per cui è una cosa piuttosto importante. Ecco, è sicuramente uno tra i più grossi che ci sono. No, ce ne sono appunto 180. Ma sono c'è proprio una rete che presidia il territorio e dà un aiuto efficace a quelli che sono i termini di accompagnamento così scolastico, poi, e non solo. Appunto, ecco, così dicevo, è dal punto di vista appunto di doposcuola, ma così anche in tantissime altre realtà, poi che le associazioni, diciamo, fanno. Toccano ogni lato della città e ogni categoria. Non abbiamo sicuramente il problema. Il problema vero è che in particolare ci sono il 50% delle realtà associative che sono
legate al volontariato, quindi non sono il terzo settore, le imprese sociali o quant'altro che svolgono anche loro un'attività, anche gli stessi dopo scuola, sono gestiti anche da tutta una serie di realtà del terzo settore, di imprese sociali, e va benissimo. Personalmente sono persone qualunque che si mettono insieme. Il volontario è uno che dice questa cosa mi interessa, normalmente è una risposta a un bisogno che c'è, e poi si struttura, ma non si struttura dal punto di vista aziendale con un'organizzazione imprenditoriale. È professionalmente svolto, perché altrimenti il dopo scuola che citavo prima non avrebbe 180 bambini, no, sicuramente, ed è riconosciuto come importante se non fosse gestito in maniera professionale, però non è un'impresa. No, perché lì ci sono i volontari che lo fanno senza prendere un soldo, nella sostanza, questo è il tema. Allora, dicevamo prima, torniamo all'università e ai temi. L'università per Milano è importantissima. È chiaro che noi possiamo vederlo in due modi. Uno, ci sono tante università, noi abbiamo più di 200.000 studenti universitari, con 80.000 fuori sede. Vuol dire che addirittura, oltre a quelli che vengono, diciamo così, dalla provincia piuttosto che dalla Lombardia, quindi sono i pendolari dello studio dell'università, abbiamo proprio 80.000 studenti che invece vengono da altre regioni dell'Italia oppure anche dall'estero, un livello piuttosto significativo. Noi teniamo conto che il 25% degli studenti della Bocconi sono stranieri, per esempio, quindi è un elemento piuttosto importante. E questi vengono a abitare a Milano. Ma l'università noi la vediamo sempre un pochettino chiusa nelle sue quattro mura. Sì. Invece non è così, ci sono delle esperienze che vanno alimentate, noi vogliamo sottolineare questo tipo di esperienza perché si divulghino. Abbiamo una qua vicino, ad esempio, no, Walter? Giusto? Come nell'ottica dell'attenzione all'esterno che ha dato il Politecnico di Milano con il progetto Polisocial, ormai da 5 anni è presente un'aula di studio universitaria nel quartiere Aler San Siro, che fa parte un pochettino di quello che è il dipartimento di la facoltà di architettura e il dipartimento, il DAS di studi urbani sul territorio. È stata una scommessa, è stata originata da una didattica, da un progetto di didattica sul campo, uno studio fatto per un esame per una trentina di allievi, e dopodiché questo studio ha portato a dei legami, ma perché non facciamo qualcosa qui? E quindi, in un momento, diciamo così, di passaggio, l'allora presidente dell'Aler diede un negozio sfitto al Politecnico, e adesso si sono spostati, era in via Abbiati, adesso erano 30 metri quadri cosiddetti, adesso si sono spostati in via Gigante, con un nuovo edificio dove il Politecnico è entrato anche in Ponte Pamagna. Prima era stato ristrutturato, diciamo così, artigianalmente dagli studenti, adesso è stato messo proprio bene, a 140 metri quadri, è un punto di riferimento, è un punto di studio per l'università, che è proprio lì sul campo, appunto, a vedere, per la facoltà di architettura. E poi mi arriva anche un buon punto, insomma, l'università, magari c'è gente che non sa anche cosa sia università a volte, da quelle zone lì, e porta anche la conoscenza dell'esistenza, non è una cosa chiusa dalle quattro mura, ma mi faccio vedere. Allora, diciamo che sarebbe meglio se non fosse chiusa nelle quattro mura. Quell'esperienza lì è sicuramente interessante, ma non è la generalità dei comportamenti dell'università. Anzi, bisogna diffonderla di più. Anche se, per esempio, rispetto al Politecnico, appunto, che è del 1860 e rotti, ce l'ha messo un po' di anni, ha fatto qualche anno fa il 150° anno di storia a Milano, ci sono delle altre università. Il primo incontro dei tre dell'undicesima convenzione delle periferie sarà al CIELS. Il CIELS è un istituto di livello universitario che forma del triennio traduttori linguistici, e però nei due anni del biennio successivo, appunto, c'è sociologia del turismo, è piuttosto organizzato. E la logica del CIELS, che è da qualche anno che è presente a Milano, è quella di aprirsi al quartiere.
Tanto è vero appunto che l'undicesima convenzione delle periferie sarà al CIELS, e quindi aprirsi alla città, rendendo anche le proprie strutture disponibili alla città. Non ci sarà solamente questo appuntamento, ce ne saranno appunto uno, ecco, appunto, sarà anche... appunto per tutti gli appuntamenti allora, Walter, sia della convenzione periferie che di tutti gli altri poi appuntamenti su quelli, anche periferie, quelli che sono collocati. Ne abbiamo un po', allora iniziamo dalla undicesima convenzione delle periferie. Allora, l'undicesima convenzione delle periferie ha tre appuntamenti. Il primo è legato a le università abitano la città, perché c'è anche uno dei temi, ma questi 80.000 studenti dove vanno ad abitare? E l'altro tema è, ma per esempio nelle abitazioni pubbliche, nelle case popolari, quanti vuoti abbiamo? E ne abbiamo tanti. Quanti vuoti abbiamo che potrebbero essere rigenerati socialmente da presenze universitarie, come è stato il Politecnico all'Aler San Siro? E qui ci riferiamo non tanto agli appartamenti che sono nelle graduatorie, ma noi abbiamo circa un migliaio di appartamenti cosiddetti sotto soglia, che sono monolocali, che non sono infatti più assegnabili, e quindi che invece potrebbero accogliere tutta una serie di studenti, e non solo magari, che oltre a trovare un tetto, ma trovano una dimora, cioè un luogo dove anche loro possono offrire qualcosa alla città. È proprio... molto interessante, perché appunto un'operazione del genere non andrebbe minimamente a toccare graduatori, non andrebbe a toccare case, non andiamo a togliere a uno per dare ad altri. Non andiamo a togliere nulla da quelle che sono circa 7.500 appartamenti non utilizzati attualmente. Questo numero ogni volta di quello non si va. Si va a invece utilizzare, no? Uno di quei 500 appartamenti, che poi le statistiche bisogna vederle, il cambio tra occupazione abusiva e non occupazione abusiva, però l'ultimo dato che avevamo di qualche anno fa era tra Comune di Milano, Comune di Milano, gestito oggi da Metropolitana Milanese, Regione Lombardia, gestite da Aler, c'erano su 1200 monolocali 640 che non erano utilizzati, erano dei dati ufficiali. Adesso magari saranno 500, ma parliamo dell'ordine di centinaia di appartamenti. Perché fossero anche solo 20, vuol dire 20 presidi, 20 piccoli semi che si possono gettare per generare poi appunto qualcosa nei quartieri, che andiamo tanto in giro a dire, sono quartieri problematici, tutto, ma non facciamo nulla poi per andare a generare virtuosità. Tanto per stare su questo argomento, che è importante, ma visto nella rigenerazione socio-abitativa, non è tanto diamo un tetto ai fuorisede che arrivano. Ieri esattamente all'off campus del Politecnico all'Aler San Siro, quest'aula universitaria, è stata presentata un'iniziativa Milano 2035, e cioè un'iniziativa per cercare di dare alloggio ai giovani che hanno tra 20 e 35 anni, che quindi hanno qualche difficoltà e così via, e quindi c'è stata un'iniziativa, poi magari ne parleremo in seguito. Ma per dire, il tema dell'abitare, come può essere visto, è la presenza delle università. Infatti. La seconda puntata invece, e quindi questo lo facciamo al CIELS, a 200 metri dalla fermata Turro. Turro, vicinissimo infatti. Dopodiché acceleriamo un attimo, Walter, che siamo in chiusura, vai, gli ultimi due appuntamenti. Allora, il secondo appuntamento invece sarà in Confcommercio, e sarà la presentazione di Periferia Arta, borghi e quartieri da vivere e da conoscere, proprio in una logica di percorsi di architettura. Cioè, abbiamo tantissimi beni noi, il cavallo di Leonardo è un'esemplificazione, ma poi ne abbiamo guardati a centinaia, e questa è un'iniziativa che vorrebbe mettere in campo immediatamente tutti gli oltre 100 borghi, nel senso che vorremmo fare un calendario, questa è l'ipotesi che andremo a discutere, un calendario la terza settimana per esempio del mese, la terza week del mese, dove mensilmente ciascuno può farsi vedere e proporre alla città, e nello stesso tempo chi è nella città può conoscere quella che è la propria città, perché come diceva Bonvesin dalla Riva, che ha scritto nel 1288 però Le meraviglie di Milano, diceva: non solo gli stranieri ma anche i milanesi dormono un po' nel sonno dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano. Il terzo appuntamento invece sarà a Figino, a Figino, dove il tema sarà cultura, la città inizia dalle periferie. Perché? Perché noi abbiamo sul territorio periferico circa 350 soggetti culturali,
dei quali però sì, si sa che ci sono, ma non si capisce bene come, non si sa nemmeno quanti siano. Per quello li abbiamo anche mappati, con delle mappe che possono essere visibili sul sito periferiemilano.com, uh-huh. E quindi abbiamo la mappatura dei teatri, abbiamo la mappatura delle biblioteche, comprese quelle comunali, abbiamo la mappatura delle associazioni, dei centri culturali periferici, dove parliamo di numeri che sono i teatri, che sono 108, le biblioteche, che sono 51, comprese quelle di quartiere, abbiamo 182 associazioni e centri culturali, e poi ci mettiamo anche oltre 70 cori amatoriali, perché anche quelle aiutano a far cultura. Ecco, questo qui è un po' tutta la ricchezza che c'è, ma che va comunicata e mantenuta visibile e fruibile anche trovando dei sistemi di comunicazione adeguati. Perché oggi vige la regola del fai da te. Quindi il quartiere dell'Ortica con il fai da te adesso ha avuto una visibilità con la street art, ma ci può essere, ma c'è street art da altre parti, fatti. Solamente che non c'è un sistema di comunicazione periferica, e su questo crediamo che il Comune di Milano e anche ATM possano dare una significativa mano. Tante le proposte appunto anche in questo campo che la Consulta Periferica Milano ha messo in questi anni, so che sul vostro sito qualche si trova, no? Tutto il materiale di quelle materiale ce n'è, generalmente proposte. Siamo un po' in ritardo sull'aggiornamento, ma questo materiale storico, diciamo, lo si ritrova, è un nostro vezzo, prima nostro... facciamo le cose e poi le comunichiamo. Beh, non è male. Di solito è il contrario. Walter, siamo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo, tanti appunto gli appuntamenti li abbiamo segnati, noi ci vediamo martedì prossimo allora con un'altra puntata del Focus Periferia. Certamente. Grazie mille a Walter Cherubini, Consulta Periferia Milano, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come dicevo torna domani con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.